accesa la tua camera Ciao ragazzi, buon pomeriggio, eccoci con il live di domande e risposte del giorno 14 di maggio. Prima di iniziare con la lettura delle domande dai commenti, io vi ricordo soprattutto per chi seguirà questo live in replica che domani alle ore 15.30, a partire dalle ore 15.30, si terrà la Spazio Games Mortal Kombat Cup. Esattamente, il torneo di Mortal Kombat a Milano. Uh, vicino a Crocetta tra l'altro è la via da quello che ho visto come metropolitana uh, che commenteremo noi in diretta e uh, aperto a tutti che potete venire prima a iscrivervi e ricchi premi e cotillom esatto quindi vi dico anche uh, l'indirizzo che adesso a memoria non me lo ricordo ma dovrebbe essere mm. via un attimo eh, che così lo, lo, lo dico una mm. volta per tutte grazie pregi allora, via Montenero 78, la zona dovrebbe essere quella di Porta Romana. Yeah, esatto. Via Montenero 78, venite lì, e a partire dalle 15.30 noi siamo lì. Sì, siamo lì dalle due tipo sì, e quindi comunque ci, 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 si ci gioca. gioca E c'è Fire Dragon che vuole addirittura partecipare Quindi se volete sdrumarlo Anche Mortal perché Kombat il vincitore È una bella Il vincitore del torneo della fase nazionale Vince tipo un mega televisore da, Della cioè, fase nazionale però, Cioè non quello del torneo lì Quello del torneo lì no, accede alla, fase, alla nazionale, fase nazionale E invece alla fase nazionale ci sono TV, TV, PlayStation 4, tutte quelle robe lì eh Sì, un Sony 4. Xperia Insomma un sacco di esatto, belle cose Di belle, di belle vittorie questo, Detto questo e cominciamo come al solito con le domande, e le risposte, le risposte alle domande, argomentazioni sì. della giornata, argomentazioni piuttosto triste. Partiamo. Eh, riguardante Konami, che sembra aver confermato, sembra stia confermando tutti i rumor che si erano susseguiti eh, nei precedenti giorni. Cioè che abbandonano, dopo, eh, abbandonano il, gaming il gaming tipico, su nel senso che dopo aver eh, fatto un DMCA sul video di quel ragazzo là che aveva fatto su YouTube aveva messo pubblici i rumor che volevano dire che Kagemasa Kozuki voleva abbandonare mm -hmm. il gaming e le motivazioni per cui Kojima se n'era andato, uh -huh. eh, che già era sospetta come cosa perché probabilmente se lo fanno cancellare ci aveva preso, eh, pare proprio che la loro strategia sia spostarsi sul gaming mobile, questo vuol dire... Eh, come siga insomma. Sì, fine di Konami fondamentalmente. Eh, ho, ho fatto oggi una retrospettiva legata a Konami, con le, le sue... Che andrà su nel weekend. Che andrà su venerdì, adesso ah, domani. 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 Eh, <coughs> e In cui in modo molto triste ricordo cosa ci ha regalato. E sembra che tutti quei grandi marchi ora spariranno. Eh, come, cioè spariranno nel nulla purtroppo. Tristemente, perché se finiscono su mobile per me è come se sparissero nel nulla, e lo sai, lo sai benissimo. <ride> Dice Frank Machine da, da, eh. Dalla chat che sulla maglia ho praticamente la, la risposta a quello che ah, alle, ai cri problemi alle, criti no, alle critiche di The Witcher 3. Sega. <ride> ma non è vero, non è vero, le leggiamo le critiche. No... no, no, anzi, le rispondo a tutte le domande, l'avete già visto, ragazzi. Infatti, ma... ti fanno i complimenti perché ti sei messo a rispondere alle domande. Ma di in notte. realtà, c'è anche uno che mi ha chiesto come sto. Ma in realtà, ragazzi, non, cioè, non ho problemi. Eh, non è certo la prima shitstorm che si scatena, non è certo la prima volta. Eh, il punto è molto semplice, cioè dov dovete considerare questo semplice fattore: ogni recensione è un'opinione motivata. Uh, nel momento in cui un redattore dà la sua opinione motivata, per lui è quella e uh, pone la sua analisi in pubblico. Uh -huh. okay? la gente può essere d'accordo o non essere d'accordo, è tutto lì. Eh? È davvero tutto lì. Uh, se uno ha dei dubbi, noi siamo ben contenti di rispondere, ma se uno non si rende conto. Che la tua scritta lì è un'opinione motivata e inizi a insultare te, tua madre e i tuoi parenti per quello, eh, pensando che la cosa possa venire tenuta in considerazione da noi, si sbaglia di grosso. Cioè, è anni che facciamo questo lavoro. Eh, se uno arriva sotto un articolo e ha una reazione del genere, io non posso considerare la sua reazione interessante perché lo considero la stregua di un paramecio uh -huh. non è che la cosa mi urta o mi turba o mi offende quindi ragazzi davvero non è che dovete preoccuparvi per me io sto benissimo eh, vi, ringrazio, vi ringrazio per il supporto davvero sono contento che alcuni di voi abbiano gradito la review eh, però quella lì è la mia opinione l'ho già detto e lì eh, ha le sue motivazioni io cerco di informarvi eh, e basta così, cioè, non c'è molto da, da girarci attorno. Le polemiche sono. lasciano il tempo che trovano, anche perché poi. Ripeto, si placheranno adesso per qualche giorno, poi la gente inizierà a giocarlo e ancora una volta metà di quelli che l'avranno giocato mi diranno sei uno stronzo, hai fatto una recensione pessima perché l'ho giocato e mi è piaciuto tantissimo, l'altra metà probabilmente o, o meno o di più, dipenderà, ah, mi diranno guarda effettivamente ho trovato le stesse cose. Eh, L'importante come sempre ragazzi è la discussione pacata, cioè se parti all'attacco in modo offensivo noi non ti consideriamo, è tutto lì, cioè non è, non è niente di che. Ben detto. Eh, al di fuori di questo... Passiamo a un, arg un altro argomento sì, Nintendo uh, Nintendo World Championship World 2015, Con un video bellissimo Veramente bellissimo uh, Reggie Ha dimostrato Una delle forze di Nintendo Che è quella di non prendersi Troppo sul serio Alle tre E prima delle tre Cioè Uh, my Buddy is ready, My buddy is ready. Esatto. Ho fatto un video fighissimo in cui si prepara allenandosi ai Nintendo World Championship, che saranno finalmente riaperti dopo 20 anni dopo il film The Wizard, uh, il mago <ride> dei videogiochi che abbiamo visto. Se non l'avete visto, vedetelo. Se well, non, non, non esatto. l'avete visto, ne parleremo nella nostra rubrica cinema Un film trashissimo che però è piaciuto sempre a tutti, che io ho rivisto mille volte quando ero piccino. California. California, California. No? Eh, è difficile capire adesso quali saranno i giochi che verranno inseriti nel Nintendo World Championship 2015 uh -huh. eh, mi aspetto Smash chiaramente mi aspetto Mario Kart mi, eh, mi aspetto vari titoli di questo tipo mi aspetto Splatoon a questo punto che sarebbe un sì. lancio sì. molto furbo per Splatoon assolutamente sì eh, vedremo quali saranno i titoli vedremo quali saranno i premi. vedremo come sarà organizzato sicuramente la cosa è molto carina lo Idea faranno con benvenuto. Super Mario come nel film The Wizard <ride> <Se fanno ride> le suona il se fanno le Super Mario run veloci eh, quello sarebbe il figo su 3DS esatto, Super Mario sì. quello Gold sì, 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 sì. Beh ma anche Tipo Chi finisce prima la, Lo stage finale Di Super Mario 3D World Per dire anche. Che è la follia più pura Anche sì. uh, Si può fare Cioè Sono tante le possibilità Di sicuro sono interessato E sarò curioso di vedere Cosa fa le tre eh, Nintendo Perché ha anche detto Di avere nuovi titoli in serbo eh, Che inizialmente Sembrava di no Inizialmente sembrava Che Nintendo Non avrebbe presentato Novità Uh, e invece stiamo già droppando frame? Si, sì, qualcuno Ma va bene. Uh, e invece? E invece, a quanto pare hanno delle novità eh, quindi okay. niente, c'è da aspettarsi anche qualcosa. Da Nintendo, va bene. Un altro argomento che avevamo sì, uh, che c'erano anche delle domande riguardanti uh, il buon uh, Iga. Eh, eh, Co-director co di Symphony of the Night ancora oggi, forse il più amato di Castlevania. Mm -hmm. eh, dopo la, il dietro dietrofront di Konami sui videogiochi, tanto provo generale. a abbassare qua la qualità. Ma no, che poi quando facciamo la. la no, la... funziona, anche ieri ha funzionato. Okay. Prego, eh, dicevo, mh, il Boniga eh, ha fatto un video su Kickstarter in cui ha presentato il suo nuovo progetto. Eh, non mi ricordo come si chiama Blood. Vabbè, Blood qualcosa, eh, è comunque il successore spirituale di Symphony of the Night. Quindi un metroidvania complesso con crescita del personaggio, armi multiple e cose varie. E un gameplay 2D eh, a scorrimento. E si eh? No, dico E. E è andato da Dio, nel senso che tipo, uh, l'obiettivo uh, era 500 mila dollari, ne ha fatti un milione e quattro in due giorni, una roba del genere, e è ancora aperto, sta ancora prendendo finanziamenti. davanti per un mese. E, tipo. Il titolo, sì, e il titolo, peraltro, era già finanziato. Quindi, tutti questi soldi erano eh, oltre ad essere una sicurezza. Erano anche per eh, aggiungere delle robe, nuovi livelli, nuovi sviluppatori. Eh, Devi d'Ater come <coughs> il doppiatore di uno dei personaggi, cioè quello l'ex sì. di Snake, eh, e un po' di robe e ne sta prendendo a bizzeffe. Eh, questo ti dimostra come al solito eh, che Kickstarter funziona per riportare in auge titoli. Del passato stile, che nessuno vorrebbe che finanziare. nessuno vorrebbe finanziare. Ora, c'era un'altra domanda nelle, nelle domande, mi sembra di Frattonen, che parlava di The Witcher 3 e della mia delusione su quel gioco, che diceva forse è perché hanno finito le idee, forse è perché eh, non sanno più cosa fare. Mm -hmm. In realtà, ragazzi, secondo me non è quello il problema del gaming odierno. Secondo me, eh, un problema che ho riscontrato anche di The Witcher 3, ma in moltissimi giochi moderni, moltissimi AAA, è che... Eh, Ormai a livello di marketing eh, vi considerano degli imbecilli. Considerano tutti i videogiocatori degli imbecilli. A prova, e e allora, cosa intendi? Spiega eh, meglio. Intendo, scusa. intendo questo: intendo dire che eh, qualunque gioco AAA, qualunque mm. gioco commerciale, viene studiato per essere a prova di pirla. Non devi più pensare. Non devi più agire, non devi più avere riflessi, non devi aver, essere più in grado di fare niente, devi farti trasportare da quel cazzo di gioco senza avere minimamente bisogno di attivare i neuroni. Mm -hmm. Se tu vai da uno del marketing a offrirgli un pitch con un minimo di complessità, quello che lui ti risponda è: Non vende, perché è troppo difficile, perché è troppo complesso, perché è troppo difficile. È come se eh, a livello di marketing ormai si considerassero i giocatori una manica di rincoglioniti. Però. Adesso, no. cioè, perdonami, no, allora, con, io... con i casi eh, della serie Souls e anche Bloodborne, forse qualcosa, sì, qualche messaggio sarà arrivato sì. anche a quelli del marketing. No, non funziona a quanto pare perché io continuo a vedere, cioè... L'esempio più lampante è la sparizione dei generi complessi. Mm. La sostituzione degli RTS classici con i dota like per dirti: mm -hmm. dove dalla macro e dalla micro che c'era in Starcraft 2 o in uh, Come Conquer o in qualunque altro titolo di quel tipo lì, certo molto più Starcraft 2 che nell'altro, però ci siamo capiti eh, sono stati sostituiti la microgestione di un singolo personaggio. Mm -hmm. eh, che adesso ha, ha spopolato. Eh, lo strategico non vende più, lo Strategico a Turni non vende più, lo, il Metroidvania complesso non lo facciamo più perché di nicchia, è troppo difficile, troppo complicato il GDR classico lo facciamo solo se esce su Kickstarter, Divinity uh, Pillars of Eternity, due dei migliori GDR usciti negli ultimi 5 anni sono usciti da Kickstarter, perché sì. nessuno li avrebbe finanziati uh, lo stesso Inquisition che a me è piaciuto molto peraltro Pillars of Eternity ci saranno novità a breve sì. non posso parlarne ancora ma lo stesso Inquisition che a me è piaciuto e molto e anche Divinity ci saranno grosse novità sì, 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 lo stesso Inquisition che a me è piaciuto molto era mm. eh, un titolo pensato non come seguito di Origins che uh -huh. è un GDR complesso approfondito con delle grosse difficoltà ma come un seguito di Dragon Age 2 che era una mezza boiata eh, a, a prova di pirla anche quella cioè eh, non stanno eh, Bio era fatto delle belle cose per riuscire a mantenere un minimo dello spirito della serie all'interno del, del, di quel capitolo fa, eh, ed è per questo che mi è piaciuto molto eh, ma eh, stanno facendo tutto veramente a prova di rincoglionito anche la stratificazione di The Witcher è eh, fatta male ti faccio l'esempio Ah, L'hard di The Witcher è il normal di The Witcher 2. Del The Witcher 2. sì, Come, cioè, me, mi posso aspettare. L'ultima modalità invece è fuori di testa, perché, fuori di tipo... testa perché, fa, perché, vabbè, con la corsa di vantaggio singolo sono sì. cazzi acidi. Vabbè. Uh, io devo capire com'è possibile che tutti, tutti stiano seguendo questa linea, cioè anche quelli che inizialmente rispettavo di più. cioè, queste cose qua me le aspetto, boh, dai EA me l'aspetto da Activision, me l'aspetto dalle grandi case che hanno sempre avuto questa mentalità commerciale, nel senso eh, su 30 milioni di giocatori noi dobbiamo puntare a 29 milioni di giocatori che non sono gamer puri ma sono gamer a ca caso. Cioè, lo loro puntano al cosiddetto mercato core. Il mercato core, esatto, eh, non te l'aspetti da CD Projekt, per dirti. Però anche CD Projekt adesso è prodotta eh. da Namco vero, ma dovrebbe essere sempre CD Projekt. Stiamo, assi certo. cioè, stiamo assistendo a un'altra trasformazione tipo quella di Dice che al secondo anno con Electronic Arts diceva noi non faremo mai DLC, noi non siamo dei venduti, noi non facciamo le cazzate e poi abbiamo visto Battlefield 3 Battlefield 4. Cioè eh, io devo vedere questo genere di mutazione in tutte le cazzo di case di sviluppo. È possibile che la, la strada sia quella, cioè, a me sembra anche una mancanza di rispetto. Che eh, vado, cioè, i pitch dei giochi che sfidano l'intelligenza del videogiocatore vengano annullati completamente. Mm -hmm. cioè, sembra quasi che vogliano farti diventare un coglione. Come nella televisione, se c'è un programma culturale, non tira, se c'è un programma per rimbecilliti, tira un casino. Come cazzo è possibile questa cosa? Cioè, perché Quello tutto però, si deve muovere in quella direzione. Per quanto riguarda la televisione, eh, è anche diciamo, eh, comprovato dai dati di ascolto. Perché È vero, la ma, 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 è, ma è tristissima questa cosa. Cioè, eh, io capisco. Ma è perché allora, io Ha non... ragione Maccio Capatonda, l'italiano medio è. Cazzo, sì, ma eh, scopare, è meno meno. però è tristissima, sta cosa. Cioè, io non dico, io non dico che non sia giusto a livello commerciale puntare su questa no, filosofia però mi ritengo folle eh, la, manca cioè, la mancanza di consapevolezza che nel gruppo di quei 40 milioni di, di, di possibili compratori del tuo gioco sì. ci sono 2 o 3 milioni di giocatori che vogliono usare i neuroni quello sono convinto anch'io il, il, pro il problema è che se tu fai una produzione che costa x eh, come eh, nel caso di The Witcher 3 Che ha sì, costato è chiaro, tanti soldi punti a Se punti possibile. a 2 milioni sei un, chiaro, sei un cretino Assolutamente su quello hai ragione Però quello che, di cui mi stupisco è Se io però porto un pitch eh, Che mi ridai i soldi A livello di costi con 200.000 vendite certo. E ho la nicchia per farlo Ma perché cazzo uno non lo deve supportare? Perché secondo me è perché adesso cioè, la risposta a questa nicchia la stanno dando i giochi indie e è kickstarter però è, kickstarter. Possibile che la, cioè, è possibile che si debbano muovere i videogiocatori per avere dei videogiochi intelligenti? e questo è quello che sta dicendo il mercato adesso cioè, cioè, è, è tristissima sta cosa, è una roba di una tristezza incredibile cioè, bisogna ricordare incredibile. che il mercato non viene imposto il mercato è frutto dell'incontro sì, tra la domanda e l'offerta vero, per carità divina però come nel cinema ci sono i film ricercati, apprezzati molto dalla critica. E poi ci sono quelli cacciaroni, l'Avengers, che piacciono a tutti. Va bene, sti cazzi, io me lo guardo. Oh, è Mad anche Max. divertente. Oh, la Oggi beh, ho visto Mad Max. Mad ragazzi. Max sembra molto figo, per carità, però c'è. Cioè, come ci sono i film impegnati i film cacciaroni ed è giusto che coesistano io ritengo che debbano coesistere anche nei videogames uh -huh. ma anche a livello commerciale di uno che li produce i videogames una minima divisione tra qualità e quantità uh -huh. ci deve essere lo ha fatto parzialmente Ubisoft sta cosa con roba come Cell of Light e Valiant Arts unita ai, grandi ai titoli di grande respiro come Assassin's Creed per dire eh, lo sta facendo anche quest'anno con uh, Rainbow Six Siege che sembra molto più complesso della norma Ci sta, quindi è un di filosofia furba da quel punto di vista lì, qualche casa ce l'ha, però è possibile che veramente eh, cioè, mi, mi dà veramente l'impressione che a livello marketing eh, ti considerano una pecora. Non lo so, secondo una me qualcosa cazzo, sta cambiando. Cioè... Cioè, hai fatto bene a citare il caso di, eh, um, di Rainbow Six, perché effettivamente Ubisoft se n'è uscita l'altro ieri con l'annuncio di Assassin's Creed uh, Syndicate. Che non ha, diciamo, sorpreso nessuno No, no, per carità M Credo che ormai l'hype nei confronti di, di Assassin's Creed Sia evaporato dopo tanti anni con la trasformazione del franchise In un franchise E adesso, adesso è dura nel senso Adesso è, adesso è dura è per Ubisoft dura. Però il fatto che, con tu che tutti i milioni di dollari che hanno fatto con con Assassin's Creed in qualche modo una fetta la stiamo reinvestendo in un gioco come Rainbow 6 che è abbastanza rischioso certo, se ci pensiamo sì, 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 sì. ma in anche qualche modo IP, mi fa ben ricordiamo. sperare perché se no Ubisoft poteva trasformarsi eh, in un'azienda incredibilmente avida ed evitare la produzione di un progetto un po' più rischioso come Rainbow Six Sì, che poi tra l'altro eh, oppure trasformare Rainbow Six in qualcosa di completamente diverso. Sì, sì, che poi tra l'altro c'era un'altra domanda cosa Call, of... Call of Duty al posto di Rainbow Six eh, esatto, che sarebbe stata una roba disastrosa. Ecco. Però c'era una domanda all'interno dei commenti che tra l'altro chiedeva di Iro, quella fantomatica nuova IP di Ubisoft, eh, che diceva: Non è un po' troppo rischioso che eh, stiamo facendo vengano. un altro open world. In realtà, ragazzi, a parte che bisogna vedere la qualità chiaramente del titolo, ma eh, ben vengano le nuove IP. Cioè, eh, la cosa che mi fa ancora rispettare. È il fatto che siano tra le poche a investire in progetti minori tra le poche uh -huh. società a investire in, uh, in progetti minori e uh, a investire sempre nuovi IP, quasi tutti gli anni. Guardate, che non è una roba da poco, eh? cioè, in, in un mondo dove il seguito tira seguito, tira seguito, tira seguito, investire costantemente in nuovi IP in progetti minori non è una roba da niente, certo. Capito? È dimostrazione di intelligenza. Poi uno può apprezzare i giochi di Ubisoft e quello che ha fatto fino a un certo punto può odiare delle serie, ok, ma almeno da questo punto di vista, qua c'è un minimo di coraggio. Leggiamo un po' di domande così, sì, dalla... sì, vai, vai, vai pure che dai commenti perché se no mi demoralizzo troppo. Eh. A proposito di Assassin's Creed, jack, jack 50 chiede eh, che cosa ne pensiamo della mancanza del multiplayer nel nuovo Assassin's Creed. Ma personalmente non allora, eh, Unity non aveva fatto, non aveva avuto una brutta idea ad aggiungere il multiplayer. Era l'applicazione che era sbagliata, perché era sbilanciato eh, sì. l'idea di per sé non era male, perché il multiplayer cooperativo nell'Assassin's Assassin's Creed ci stava a pennello eh, come è stato applicato, è stato applicato male eh, l'abbandono può voler dire una rinnovata attenzione al single player del gioco, per carità eh, la sua applicazione però se fatto bene, secondo me avrebbe aggiunto al gioco, quindi eh, non lo so, mh, mi sa anche di facilitazione a livello di sviluppo, perché nel momento in cui hanno Unity si è visto come è finita quando hanno dovuto preoccuparsi sia del multiplayer che del single player in quel periodo di tempo, nel senso, secondo me stanno anche cercando di eh, concretizzare un po' di più il loro prodotto, concentrandosi esclusivamente sull'apparato single player, mm -hmm. perché l'apparato multiplayer non è facile da gestire in nessun gioco. Uh, detto questo, ho i miei dubbi su Syndicate, cioè su Assassin's Creed Syndicate. Uh, come detto devono cambiare un bel po' di cose per riportare uh, l'hype nei giocatori a e quanto dal si video è visto, che si non, è hanno visto non hanno cambiato molto nulla. certo oddio ci sono le corse in carrozza sì il combattimento corpo a corpo a pugni sì eh, velocizzato che, che sembra... però le scazzottate c'erano anche in Black Flag sì eh, però sembrano gestite un po' diversamente sì perché sono questa po volta le, le puoi usare sempre e eh, il rampino che eh, facilita diciamo l'arrampicata sui tetti e velocizza di molto la mobilità all'interno della città probabilmente anche perché devono aver aumentato non l'area urbana considerando che si trova a Londra. Eh, per questo boh, eh, è difficile adesso dire eh, se hanno abbandonato ad esempio il reparto stealth che avevano introdotto con Unity, ma attorno a qui non avevano ricostruito né nella struttura del gioco, perché quella lì secondo me era una bella nuova era una bella new entry all'interno delle meccaniche, ma era stato gestito male. Ok, eh, abbiamo vediamo. una domanda di sedia spaccata bestia mm -hmm. che praticamente chiede com'è la storia di un vecchio gioco che si chiama Shadow of the Colossus. Vuole sapere se c'è una storia o se è tutto lore. Allora, Shadow of the Colossus è un titolo estremamente d'atmosfera: nel senso, non ha una narrazione molto precisa. Non parlano neanche di personaggi, in realtà. C'è questa, eh, questa fanciulla. Sì, sì, hanno questa lingua un po' particolare. Eh, c'è questo ragazzo che va a uccidere i colossi in teoria per salvare questa figura esatto. che è la sua ragazza da lì si sviluppa una storia che in realtà è molto semplice ma eh, dal fortissimo impatto perché ha, ha dei colpi di scena ha svariate cose al di là della storia è un sì. gioco che tutti dovrebbero giocare esatto perché artisticamente è artisticamente molto profondo cioè se tu cerchi una narrazione complessa con decine di dialoghi non è quello no. il gioco è un gioco eh, fatto, di, silenzio, di, un gioco fatto di silenzi di grandi praterie di incredibili viste di, di mostri, profondissima quiete di mostri profondissimi ma qui mostri giganteschi e stupendi da vedere e da combattere e un senso profondo che va ricercato nelle azioni che si compiono. Non è assolutamente un titolo comune e consiglio a tutti di giocarlo, chi, chiunque non l'abbia giocato. Il buon Jin Champ. King Champ con la a, sì. chiede ehm, che cosa ne pensiamo dell'iniziativa dell della PlayStation Italia League. Che ricordiamo è partita questa notte a mezzanotte, è stata annunciata ieri. Assolutamente io sono molto contento di questa iniziativa perché eh, finalmente si cerca di valorizzare il ruolo sportivo dei videogiochi in Italia. E anche se al momento lo stanno facendo in maniera indiretta, nel senso che allo stato attuale non ci sono giochi che supportano direttamente il PlayStation League, ma ci sono soltanto dei giochi che si agganciano a una sorta di social network che è stato messo in piedi da Sony, io la trovo una cosa veramente molto positiva e spero che anche le altre eh, aziende si adeguino, anche Nintendo, intanto sono al telefono di là. Ehm, anche Nintendo e anche Xbox, secondo me, dovrebbero adeguarsi. Francamente, da Nintendo non mi aspetto nulla. Da Microsoft una risposta me l'aspetterei per quanto riguarda questo aspetto, ehm, però gran bella cosa. Come dici, giustamente tu? Eh, dice Per dare una scossa al nostro paese che in eSports sta ancora nel medioevo. Spero di sì. Spero di sì. Anche se Francamente, dubito che in Europa, in Occidente in generale, si riusciranno mai a raggiungere gli stessi risultati e la stessa attenzione che lo sport digitale ha in Oriente. Questa è, penso proprio per questioni culturali. però. No, no, insomma, esatto. Però, diciamo che è un bel inizio. Insomma, assolutamente. È, un, è, un buon, è una buona mossa. avanti. Allora, Varre87 dice, ultimamente ho giocato e terminato Bioshock Infinite, vorrei sapere se in futuro avrò, anzi avremo la possibilità di rigiocare un titolo emozionante come questo, eh, ambientazione favolosa, innovativa, narrato in modo esaustivo e completo con la giusta difficoltà. Si chiede insomma se faranno più giochi simili a Bioshock Infinite in futuro. Oddio, considerando le vendite effettive di Bioshock Infinite, ci ricolleghiamo al discorso di prima, eh, più un titolo vanta una narrativa elaborata e cibo per la mente, eh, più sembra che le, le case lo stiano abbandonando, nel senso tutto ciò che è intelligente sembra che ci, si, ci, ci, stia una, ci sia un abbandono di massa del neurone fondamentalmente mm -hmm. e Bioshock Infinite non fa differenza, non che fosse un gioco difficile, però almeno a livello artistico, a livello narrativo, eh, aveva degli spunti veramente notevoli. Eh, allora, questa domanda. Alcuni qua... del genere non, non stanno funzionando molto bene. La dimostrazione lo è che, tipo The Black Glow, mm. un progetto che stavano facendo alcuni ex è stato... non è riuscito ad andare a, a, a finanziarsi via Kickstarter, è stato cancellato. La dimostrazione che ogni tanto eh, persino i giocatori eh, non vogliono appoggiare determinate tipologie di progetti. Ok, eh, poi allora, la domanda di Jokero. Oh? Che è una domanda che in realtà ti hanno fatto mille volte sotto i commenti della recensione di The Witcher 3, chiede visto che, che CD Projekt ha annunciato che uscirà una patch. Sì e Per quale motivo abbiamo deciso di recensire una ho già, versione? Ho già risposto, ragazzi: cioè, eh, una versione non, tralasciando... non pacciata. Al di là esatto. che era allora, semipacciata, era semipacciata no? semi perché comunque era una versione test. Se non avessero voluto darci la versione, una versione almeno parzialmente pacciata, allora, ci avrebbero dato una promo. Gli sviluppatori versione. ci dicono questa è la versione da, recen da recensire e loro lo sanno loro mettono sanno, in conto. Esatto, che quella che sarà, la, sarà recensione. la recensione, esatto. Cioè, Lo Stop. mettono in conto, punto. Noi chiaramente ci fidiamo in parte degli sviluppatori. E io ho chiesto agli sviluppatori quali bug avrebbero corretto all'interno del gioco perché avevo una linea diretta con loro via mail. Loro mi hanno dato delle risposte. Alcune sono state soddisfacenti, alcune no. L'ho segnalato nella review. Uh, se per qualche miracolo nella patch del day one dovessero cambiare molte cose, eh, lo preciserò perché ho intenzione di eh, eh, Nicola di Namco ci manderà una promo oltre alla versione PC, eh, faremo chiaramente una recensione PC, faremo chiaramente uno speciale sulla promo, mi rimetterò sotto il gioco, uh -huh. eh, sotto il promo, per constatare cosa effettivamente cambia a livello di gameplay con la patch e cosa no. Eh, non mi aspetto chiaramente mutamenti titanici perché una singola patch per quanto significativa può correggere molti bug, ma a mio parere non può mutare gli elementi cardine del gameplay. Quindi è esatto. difficile, difficile che l'IA diventi improvvisamente brillantissima e non sia più circostritta. E poi soprattutto se, che... se il gioco è stato costruito al, intorno al sistema dell'area attiva del personaggio che ti aggancia, eh, questa cosa qua è dentro proprio sì, nel dentro cuore nel del cuore. gioco: sì, non ma anche potrà a livello di manovre difensive difficilmente eh, sparirà il delay nelle manovre difensive difficilmente. I punti più gravi. Magari spariranno alcuni bug, ma non sono certo. questi ad aver cambiato uh, il no, no, giudizio No, no, la maniera... valutazione. Eh, poi, per carità, magari succede il miracolo. Che, ne so, vedo la patch cambia tutto. E non credo, non credo, perché, se no, non ci avrebbero dato quella sarebbero stati dei folli a mandarci quella versione lì. Uh, vedo la patch la valuto e mi rendo improvvisamente conto che dopo la patch cambia tutto, è un miracolo e a quel punto faccio una recensione Redux. In quel caso, in quel caso. Eh, nel caso non sia così, ragazzi, aspettatevi poco più di un video speciale in cui vi faccio vedere cosa c'era come era prima, cos era, co com cosa è cambiato dopo. dopo, cosa si è risolto, cosa no, quali problemi ci sono, quali problemi sono rimasti e via così. Poi Capsmate eh, chiede, ci sono possibilità che il prossimo Need for Speed sia un seguito della serie underground? Molto concrete, anche perché la serie Need for Speed, dopo essere stata spremuta come una un arancia. È praticamente morta a livello commerciale perché è stato gli ultimi sono stati dei flop, non tira più, l'hanno spremuta veramente troppo e non tirava più. Eh, voci si susseguono che dicono che eh, sia underground quello a cui stanno puntando e sia il motivo per cui sono finalmente fermi da qualche anno con la serie, nel senso che stanno sviluppando un New for Speed Underground, cioè uno di quelli con il tuning, con uh, un po' più complicato, un po' più complesso. Eh, questa è la speranza di molti giocatori. Molti di questi rumor possono anche derivare sempre dalla volontà di vedere un nuovo underground dei vecchi fan, eh, però è una possibilità concreta anche perché sarebbe il titolo ideale per riportare in auge la serie mm -hmm. eh, al momento però dubito che Electronic Arts sia concentrata su quel prodotto per il semplice fatto che comunque ha Battlefront in arrivo eh, il nuovo gioco dei Criterion che è già stato presentato e Mass Effect 4 che non sono tre progetti piccoli eh, se dovessero annunciare un nuovo in for Speed però ci sono elevate probabilità che sia un nuovo underground, quindi eh, dita incrociate ragazzi perché ricordiamo tutti che eh, è, è è, è lo spin off della serie 4 Speed, diciamo, più atteso dalla maggior parte dei fan. Insomma, allora, BadMax1610 uh, ci dice: ci chiede come mai. Io ci... uh, spero di sì, ho dato un'occhiata un attimo fa. Ehm, ci chiede come mai non sono su YouTube le, i, i play live di uh, Project, Project Cars, Cars e di Wolfenstein. Non sono su YouTube per due motivi diversi allora. Eh, Project Cars purtroppo in que quel giorno lì l'uploader di Twitch si è buggato e quindi non abbiamo modo di caricare il file su YouTube. Ci abbiamo provato in tutti i modi, scaricando, ricaricando, mm. non funziona. Non quindi purtroppo se vuoi rivederti la replica vai sul nostro canale di Twitch esatto, e lì la trovi. Lì. Eh, invece per quanto riguarda eh, quello di Wolfenstein è stato talmente tanto martoriato dai problemi di, di satellite che abbiamo avuto sì, che, che abbiamo, abbiamo preferito messo. non caricarlo sì, 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 sì. anche per rispetto nei confronti di Bethesda perché la colpa lì è del, è del nostro simpatico e satellite. quindi chi si guarda la replica dice ah, che gioco di merda si vede a scatti no, esatto, e esatto, invece è colpa no, del satellite purtroppo ultimamente come vi abbiamo detto stiamo avendo seri problemi di satellite aveva ricominciato a funzionare senza troppe beghe adesso invece droppa praticamente almeno 5-10 minuti ad ogni live che facciamo, sì. e le abbiamo provate tutte, non sappiamo come risolvere. Fortunatamente, nel giro di boh, un paio di mesi, tipo Speriamo. dovremmo passare alla nuova redazione dove con la fibra, teoricamente, non avremo più, non avremo più a che fare col contadino. Speriamo. Che mette giù il, il satellite a fucilate. Anche perché eh, per me significa tipo 10 km in meno, per, sì, per, per me, 10, in più. 10 km in più, esatto. Ok, allora. Ehm... Xpuli fa una domanda che definisce abbastanza profonda mm. secondo voi i videogiochi influenzano positiva positivamente o negativamente la fantasia di chi li gioca? perché l'altro giorno ho avuto una discussione con la mia prof d'inglese che si paragonava da, che paragonava da questo punto di vista i videogiochi alla tv in quanto secondo lei diminuiscono questo fattore nelle persone quando ho provato a sostenere una tesi opposta alla sua non ha preso neanche in considerazione l'idea di discuterci un po' restando ferma al suo pensiero allora Caro Xpuli, fai un figurone e smerda la tua professoressa d'inglese allora. Per quanto riguarda la televisione, sono stati fatti dei grandissimi studi sul eh, il ruolo che la televisione o comunque i nuovi media, ma diciamo la televisione sì, eh, ha sulla, sulla, fantasia, persona, sulla persona, in persona in generale. La teoria più diciamo accettata a livello accademico si chiama teoria di, degli usi e gratificazioni di McComb e Schoen che sostiene che poiché l'uomo non è una spugna ma un essere pensante ha un giudizio e quindi non è che assorbe la televisione e diventa scemo, esatto. assorbe la televisione rafforza i suoi gusti e sulla base di quello, di quello seleziona che cosa guardare quindi esatto. la, venendo al discorso sulla fantasia la fantasia Cresce o cala con l'uso della televisione? Diventa più vivida. La, semplicemente, ehm. semplicemente sottoponendosi ai media si aumenta la propria visione sul mondo e di conseguenza si aumenta anche la possibilità di creare dei collegamenti inesistenti tra cose. E questa si chiama fantasia. Sì, con i videogiochi, con la il, stessa cosa la con, stessa con i videogiochi. Cosa. Tra ehm, Quindi la tua tra professoressa inglese si sbaglia, no, cioè ha ragione. Ma non tu. solo se non, è in grado di, se non è in grado di accettare una qualunque discussione su un qualunque argomento, forse è abbastanza ottusa. Come professoressa, uh, <ride> andiamo avanti. <ride> Diglielo in inglese così. Prof, you are fucking wrong. Gli dici così. <ride> Vista l'uscita del gioco completo di State of Decay, non vi sembra che sia stata una grande occasione sprecata averlo creato con un basso budget? Dato che non è malaccio, così com'è, poteva essere un gran gioco. Notevolmente migliore di Dead Island, chiede Achero. Beh, eh, non è una brutta idea ciò che hanno fatto con State of Decay. Ma probabilmente è potuto uscire così proprio perché era basso budget in realtà. Hanno fatto una sorta di mezzo survival con. Eh un bel po' di elementi interessanti, eh, non è un brutto gioco neanche così, in realtà, eh, anche con le sue magagne tecniche e con le sue mancanze, eh, difficile dire se molti più soldi gli avrebbero portato dei grandi vantaggi a livello di game design, diciamo che il progetto un po' quello era e graficone o non graficone, potenza tecnica o non potenza tecnica, eh, alla fine della fiera probabilmente sarebbe uscito un gioco molto simile, uh -huh. solo più bello da vedere o un po' più affinato nelle meccaniche, nulla di che. Ok, ricordatevi, ragazzi, che non sempre spendere 300 milioni di dollari per un gioco porta dei capolavori, eh? non è quello. Magari porta dei giochi con un sacco di esplosioni. Belle <ride> esplosioni. Non è sempre, non è quello. Come il Mad finale. Max pieno di esplosioni, bellissimo. Bellissimo, Espo, scoppia, <ride> tutto, scoppia tutto. lì. Ti ha proprio esaltato Mad Max. No, non mi andare... sono esaltato, devo con... andarlo a vedere. Assolutamente, okay. andatelo a vedere, poi faremo lo speciale cinema appena la Fabri torna. La, la voce che al momento sta parlando, tipo. <ride> Sì, sembra una via di mezzo tra persona in un polmone d'acciaio e tra transessuale di via, via <ride> no, <Le> Zara. Poverina <ride> Ok, così parlo Buon pomeriggio ragazzi Vorrei porvi una domanda, dice Splashmon Secondo voi cosa deve avere un gamer per ritenersi tale? Basta prendere una console o una qualsiasi piattaforma che faccia girare dei videogames Per, per, essere un per giocarci, per essere un gamer o è necessario avere determinate conoscenze o abilità? L'elitarietà allora, nel gaming l'ho sempre tenuta una mezza cazzata, ecco. nel senso che ognuno ha il diritto di giocare come vuole a quello che vuole esatto. e quando vuole. Nel senso, eh, un videogiocatore è tale, mh, indipendentemente dal fatto che giochi anche solo roba mobile, o eh, o PC o mm -hmm. PS4 o Xbox 360 o Xbox One o 3DS eh, nel momento in cui si ritiene tale cioè se, di, se uno dice io videogioco eh, nessuno ha diritto di dirgli no tu non videogiochi davvero perché giochi a una piattaforma che non gioco io sì che è un, eh, un po' come l'effetto di quelli che dicono che siccome non vai a vedere i film francesi esatto, del sai, 1963 non che sai un cazzo di cinema esatto non è vero Però uno si può vero. godere il cinema anche senza avere esatto. visto i grandi esatto. capolavori eh, la differenza secondo me sta solo soltanto in come ti godi il gaming, nel senso che ci sono videogiocatori che, come me, apprezzano esperienze eh, più approfondite, più complesse, più stratificate, eh, ci sono anche quelli che apprezzano le... le esperienze un attimino più accessibili, e con questo, tornando al discorso di prima, ragazzi, il mio discorso di prima non voleva dire che il gioco cacciarone e accessibile deve sparire, ok? Eh, mi fastidisce semplicemente il fatto che non ci sia una convivenza, a livello di marketing, uh -huh. tra quelli intelligenti e approfonditi, cioè non ci sia più una convivenza a livello di marketing tra quelli intelligenti e approfonditi e quelli cacciaroni di, eh, per tutti, che sono comunque possono essere comunque godibilissimi e bellissimi eh, anche nella loro forma più semplificata. Eh, fatto sta che eh, appunto. Eh, cioè, ci sono vari tipi di giocatori e come ci sono dei giocatori che possono apprezzare titoli molto complicati, molto difficili, molto complessi, cioè ragazzi c'è ci una fan base di Europa Universalis che si, che si ammazza su Europa Universalis da anni, per sì. dirti, eh. Cioè, eh, ci sono, quello è, è, cioè ci quello sono è ancora gioco. giocatori di Quei Carena, tra le altre cose, cioè ci sono un sacco di giocatori di tantissimi un sacco di giocatori, un, no, un sacco di giocatori molto forti che giocano svariate robe, eh, ci sono così come ci sono gli amanti di, di prodotti molto più... Casualoni, eh, eh, è giusto in qualunque caso, cioè, nessuno deve dirvi come vi dovete godere i videogiochi. Eh, non è a questo che serve la critica, la critica serve solo a dirvi com'è un videogioco, mm -hmm. è tutto qui. Cioè, Io dir dirò che... una cosa ancora più provocatoria: secondo me il gamer non esiste ci cioè, sono persone sì, che esatto. giocano a videogiochi persone che esatto. e persone che non giocano a videogiochi esatto, Stop. ma è, è come la roba della gamer girl Ah, io sono una gamer girl cioè, di norma c'era cioè, una roba che io lei... credo che no. me metà di quelle che si definiscono gamer non girl non lo sono che è quello che ha detto... lo fanno come dicono a Napoli per fare acchiappanza esatto, certo cioè, eh, l'ho sentito da una nota streamer italiana che l'ha detto anche lei, nel momento in cui ti prodighi unica gamer girl è molto probabile che tu in realtà di videogiochi non sappia un cacchio eh, è tutta lì eh, cioè, ognuno ha il diritto di giocare un po' come cacchio vuole a mm -hmm. quelle cose che vuole, a quando vuole ok, secondo te Christy Place eh, è una gamer girl? <ride> È così, lo dico, ragazzi. Quella che mi hai postata io sì, sì, gli ho mandato un messaggino con, con mi, sa, mi sa che sei più sulla chiappanza lì che sul Gamer Girl. <ride> diciamo. Ho scoperto che ha un ottimo profilo anche su, credo, S gli, gli si, form, no, x no. hamster o qualcosa del no, genere. Ecco, perfetto, ragazzi. Guardatevi gli streaming, <ride> sono fantastici. Che mamma mia, che tristezza! Vabbè, okay. Andiamo avanti. Possibilità che Tekken 7 esca entro il 2015 su console. No? <ride> Non lo so. Concrete, in realtà. È finito su arcade. A livello di gameplay. Agile Sei personal, sicuro che da arcade lo fanno arrivare su console nel giro di sei mesi Plaus è plausibile Dici? È una lo annunciano alle tre e lo fanno uscire messo... a settembre sì sì, sì può. È, è una possibilità concreta in realtà perché era mm. una cosa successa con Tecchetta secondo alcuna. me non arriverà prima della primavera dell'anno prossimo però no, è, è, una, è possibile eh? però è, secondo me è possibile che arrivi in periodo natalizio 2015 non è da scartare questa cosa va bene lo vedremo eh... alle tre chissà che cosa annunceranno sì sì sì, sì. si vedrà comunque. salto un po' di domande giusto per andare un po' a caso come sempre Ok, eh, ah, Cash Viper 93. Sappiamo che la licenza di Monster Hunter, per quanto riguarda l'esclusività pattuita con Nintendo, è scaduta. Possibilità di vedere un titolo di questa caratura approdare sulle home console di casa Sony e Microsoft? Con Capcom come adesso? Uh, non ci sono i soldi per farlo, un non ci sono gioco i soldi su... per fare un Monster Hunter AAA adesso perché li hanno spesi già tutti per finanziare i progetti che stanno facendo adesso. Sì. A livello il fatto che tipo siano stati fermi con le uscite per un anno li ha uccisi commercialmente perché l'ultimo quarto è stato disastroso per Capcom, da quello che ricordavo. Eh, quindi non credo che al momento abbiano le risorse finanziarie per fare un Monster Hunter AAA. L'anno scorso, alle 3, il, mm. le, lo stand di Capcom era. Un po' l'emblema di Capcom stessa, sì. nel senso che aveva uno stand relativamente piccolo, di cui più della metà era occupata da un drago gigante di Monster Hunter, eh sì. e, e l'altra metà da quel poco che avevano da far vedere. E sì. Non cioè, se la e sta passando benissimo. Capcom. Non gli conviene, mi sa neanche, passare al AAA perché hanno già visto più e più volte che il passaggio del console maggiore di Monster Hunter non gli porta altrettanti soldi quando glielo porti la versione. La versione portatile perché su 3DS fanno uno sfacelo di denari, specialmente in Giappone dove il gaming portable tira molto di più di quello in house. Intanto stiamo Vabbè, droppando un sacco di frame, va normale, ma tanto almeno nel Q&A devono solo sentirci. Ok, eh, detto questo, prima di passare alla chat, nome a caso fa sì. la domanda immancabile su Nomen Sky. Passiamo la chat dopo. Si si chiede se lo vedremo alle 3. Nomen Sky, sì, lo vedremo alle 3 cose sicuramente, credo. mi auguro di sì. Chissà se alle 3 ci diranno questa benedetta Quando data uscirà? di uscita. Si parlava di Natale, diceva un manager di Sony intervistato, uno dei capocci di Sony intervistato lo ritiene parte della lineup natalizia, eh, okay. quindi è plausibile che arrivi per quel periodo lì. Ok, e infine l'ultima domanda prima di passare alla chat alla chat. Ragazzi ho saltato un bel po' di domande su The Witcher 3 ma ne abbiamo parlato già tantissimo. Sì, ne abbiamo parlato nel, nel QA live, ragazzi se volete saperne di più cioè, ci sono molti minuti di video lì in cui cerco di rispondere a tutte le domande. Comunque 9 Andrew 3, la nuova redazione te lo dico subito, sarà a Monza. Sì. E eh, a questo punto la domanda di Griver 89. Vi mm. consigliate di giocare subito Pikmin 3 o recupero prima i primi due data la retro, retro compatibilità UI? Beh, Pikmin 3 è, è meglio che puoi partire tranquillamente dal Pikmin 3 Sì, me. anche secondo me. Non ci sono problemi proprio di sorgente. Forse ecco, forse il 2, iniziando con il 2... Ti troveresti un po' spaesato, ma il 3 cambiano proprio i personaggi, cambia esatto. tutto, quindi mm. non ci dovrebbero essere grosse problematiche in realtà. Ecco, va bene, allora a questo punto passiamo alla chat, sperando passiamo che tutti continuino chat. a sentirci anche se stiamo droppando parecchi frame. Di norma è così. Allora, Nick90 domandona, sentendo ciò che avete detto sulla grafica di, su console di The Witcher tanto per cambiare, mi chiedo ma se le nuove generazioni faticano a stare dietro alle grafiche che i produttori vogliono raggiungere a cosa serve una nuova generazione? la mia paura è che nonostante tutto le console faticheranno troppo per stare dietro al PC e che quindi serva a ben poco Beh, grazie paura, se è rispondete è una paura molto concreta e che è già stata dimostrata in realtà, perché nel senso ormai le console sono molto indietro a livello di potenza però ragazzi è stato fatto una modifica importante che non mi stancherò mai di dirlo: le ultime console, le console di nuova generazione, dal punto di vista dell'architettura, sono, sono dei PC. Quindi, per conto mio, nella prossima generazione di console, se non si andrà a seguire la strada che sta seguendo Nvidia, mm -hmm. quella con Shield, cioè un'infrastruttura un in cloud in cui il calcolo. Del, della grafica diciamo la, la renderizzazione del gioco la fa un computer che si trova a x chilometri di distanza e voi ricevete soltanto il flusso video già renderizzato se non si seguirà questa strada qua le nuove console saranno praticamente dei pc sì, 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 sì. Eh, anche se io credo che sul cloud ci sarà del futuro il lancio di, di Nvidia Shield avverrà tra pochi mesi negli Stati Uniti e presumibilmente entro la fine del 2015 anche da queste parti qui vedremo come andrà al momento il cloud gaming non sta andando benissimo, benissimo per ovvie ragioni sì, a livello di connettività specialmente problemi... nel nostro paese praticamente inesistente sì, eh, però in un futuro non troppo lontano questo potrebbe davvero essere sì, il, futuro. il futuro cioè noi non eh, compreremo più dell'hardware potente ma ci limiteremo a Affittare l'hardware potente sì. che si trova da un'altra parte sì. è una possibilità. Concreta. Ok, continuiamo con le domande. Chris Fix, ciao ragazzi, sono un programmatore entrato nel mondo del lavoro da circa due anni. Da allora sono diventato un cosiddetto casual gamer e non riesco più a godermi appieno i nuovi videogame. Quindi spesso evito anche di comprarli per non fare acquisti inutili. Mm -hmm. Dato che il tempo scarseggia, ma la voglia di divertirmi e la passione per i videogiochi ancora c'è, stavo seriamente pensando di dedicarmi a Nintendo in particolare alla Wii U. Poi la domanda è stata tagliata. Perché è troppo lunga. Lui dice fondamentalmente che secondo lui Wii U è eh, un'esperienza un che ti permette di giocare a spizzichi e bocconi. Beh, eh, non tutti i giochi. Non tutti i giochi, perché Wii U contiene comunque dei titoli piuttosto hardcore, come Bayonetta 2 e altra roba. C'è da dire che è una Nintendo è maestra nella creazione di titoli molto stratificati. Sì. Che ti puoi godere a tutti i livelli in modo incredibile. Io ti direi, se il tuo se, problema è il tempo investi piuttosto su una console portatile, sì, investi piuttosto well, su Nintendo 3DS, esatto, New 3DS, ha un'ottima un lineup ed è comunque godibilissimo, però la Wii U è un'ottima scelta a livello di gaming perché come detto eh, ha dei titoli che sanno essere sia molto accessibili che molto profondi se decidi tu di approfondirli. Mm -hmm. eh, quindi comunque è una scelta e tra l'altro... E comunque, quasi i ritmi a livello di esclusive più blandi rispetto all'uscita delle multi quindi e riesce a stare cui riesce a stare molto più dietro esatto, certo. esatto. E poi bisogna anche dire che insomma, le, le qualità eh, di, di molti titoli Nintendo sono piuttosto altine. Mm. E è difficile che Nintendo produca un titolo di scarsa un qualità, un titolo mediocre. È successo anche quest'anno, sì. secondo me. Mario Party è un titolo abbastanza mediocre, sì, però, però... La, la percentuale è molto minore. Nel sì, senso. ok. Allora, continuiamo con eh, Dolor 3 che ci chiede se abbiamo notizie su possibili rumor di un nuovo Splinter Cell. No, non ho nulla a riguardo. Anche perché Io credo, credo che, che adesso Ubisoft, Ubisoft abbia esatto. troppa roba che bolle in peggio. Eh, perché tra Watch Dogs 2 praticamente confermato, Hero che non è stato confermato ma si vocifera, eh, Rainbow, eh, Six. Rainbow Six, Assassin's il nuovo Creed, Assassin's Creed eh, un paio di protagonisti. Mighty Men. Esatto, digital e roba minore non hanno credo... Spazio. E naturalmente anche eh, mh, aiuto. Ah. Perdonami, l'altro gioco Ubisoft annunciato eoni fa e mai pubblicato. Ah, The Division! The Division, certo. grazie. Scusa, The Division se ne parla hanno... talmente poco che mi dimentico il nome. <ride> no, eh, hanno molta roba che bolle in pentola, troppa roba che bolle in pentola per darsi a Splinter Cell. Così presto, dopo, dopo Blacklist, che è abbastanza recente. Comunque. Penossi Sleeping Dogs a 15 euro su PlayStation Store, me lo consigliate? Intendi Sleeping 15 Dogs? 15 euro. Sleeping Dogs quello nuovo, cioè il remake, il, il remake. Il remaster è okay quello, quello, no, quello vecchio. Quello vecchio è bel lo bello... trovi a un euro su Steam. Tipo. però si sì, è un bel gioco. Il sì, remaster sì, è fatto anche è abbastanza brutto, bene. Fino è un brutto titolo. C'è la recensione comunque, mm. cercala. Abbiamo fatto anche una diretta e secondo me è fatto abbastanza mm. bene. Ok, eh, avete visto per caso il film Her? Hai visto te? Scritto? Her. Ah, no, non l'ho guardato io. Non ho, non ho visto Her. So di cosa parla, però non l'ho mai visto. Pensate che avere un gioco olografico interattivo come si vede nel film sarà possibile nel giro dei prossimi 10 o 20 anni. Olografico la vedo veramente improbabile perché la tecnologia delle, degli ologrammi è immensamente arretrata. Io l'ho vista lografico. una volta, sola, sì. ho visto un, un ologramma in 3D mm. che si faceva con gli occhialini dare una figata spaziale era però figo, era, era un esperimento esatto era un esperimento da qui, al... qui al, all'averlo averlo portable credo che ci vorrà molto, molto forse molto nemmeno, nemmeno io e te nella nostra vita riusciremo no, a vederlo applicato potremmo non riuscire quando cioè. si inventeranno i campi di forza come Star Trek saranno molto esatto. molto divertenti ok Dunque, eh, che cosa ne pensate del nuovo Batman? Spero di potervi rispondere la prossima settimana, non dico altro. Mm -hmm. eh, anzi, l'altra la, settimana ancora e quella dopo ancora, Futuro. perché hanno messo degli embarghi allucinanti, però ci saranno novità in arrivo. Ok. Mm. Farete una recensione sempre di Batman prima dell'uscita, mi auguro proprio di Le sì. Credo ce lo manderanno prima dell'uscita come al solito. Poi... Prime impressioni su Ark Survival Evolved, chiede Nick95. Su? Ark Survival Evolved. Non ho visto né sentito. Chiedo a te perché io non ne so assolutamente nulla. Boh. Perdona la nostra ignoranza. In la merito. nostra ignoranza davvero sono nel vuoto, non, lo, non me lo ricordo assolutamente più. Ok. Che ne pensate del band di massa che usava Bot su World of Warcraft? A chi usava Bot? Sì. Beh, giusto così. Si usavi i Bot. Sì, giustamente. Non c'è molto... Da... Non è che barare, barare può, 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 può restare impunito. Se usi bot, il bunt lo meriti anche. Tra l'altro penso fosse anche un modo come un altro per eliminare in parte... Oh, il ci, vi ci, ci segnala che ha fatto il video di Final Fantasy 2 con la canzone di Colpo Grosso, <ride> che assolutamente andremo a vedere. Lo alla fine, alla cing, fine cing, di questo cing, live. Cing, grandissimo, <ride> grandissimo. Assolutamente. Dante 80 dice che oggi fa gli anni, quindi tanti auguri. auguri. Dragon Age Inquisition a 35 su PlayStation Store, è un sì, buon affare. È un buon affare. Aspetta, PS3 o PS4? Ah sì, questa è una bella domanda. Perché, perché la versione all-gen era una mezza schifezza, mi hanno detto. Invece quella PlayStation 4 è chiaramente più che degna. Domandone di Wolf and Mau, novità su Battleborn di Gearbox? No, è non strano. Non lo sappia, è un po' che non se ne parla. Eh, infatti si è fatto quell'evento a Londra eh, qualche, qualche mese fa e poi silenzio totale. Chissà se... Verranno e, fuori novità. Secondo me è una, deriva, è una derivazione Diciamo del, della perdita di popolarità che il genere Dota, like e dei MOBA, sta avendo in generale. Però è un po' particolare. È un po particolare Forse è troppo rientra... simile a quello di, 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 eh, di Blizzard: Heroes of the Storm. Eh, no, scusami, di Aiuto, l'altro Crytek. Sì, no, l'altro gioco mh, è molto simile a, a Battleborn, mm. ah, vabbè, ragazzi, ma vabbè, mi aiuterete in chat. Comunque è un po' particolare, ma rientra comunque in quel filone lì, e quelli sono progetti che, il cui sviluppo è iniziato Boh, magari anni fa, quando ancora c'era il boom, e adesso che ormai la, il mercato si è fermato su quei tre prodotti, non c'è più... Cioè, non c'è più pappa per nessuno. Dicono che ho le ascelle, le ascelle pezzate, ma sono tipo 75 gradi qui dentro, ragazzi. Quindi esatto. perdonatemi. E dovresti fare come me e mettere le magliette nere. Domani invece verrà tipo la bufera, hanno detto. Mm -hmm. Eh, spero di no, perché vabbè, metterò una felpina quando andiamo una Mortal Kombat. Ok. Ma tanto ci verrò in metropolitana, perché non ho voglia di guidare a Milano. <ride> no, non è né Overwatch né, né Smite di cui sto parlando, ragazzi. Non mi viene in mente, mi verrà in mente, scusatemi, ehm. Ok. Mm. Mm. Non posso Ciao ragazzi, volevo sapere eh. un vostro parere circa le possibilità che il competitive di Call of Duty si possa spostare effettivamente sulla console Sony, considerando anche il nuovo, silenzio, il nuovo servizio lanciato ieri. Mm. Allora, eh, per il momento è stato annunciato soltanto il supporto a Battlefield Hardline Line. Esatto. Tuttavia, all'evento di ieri, mm. non è cosa che... Credo sia coperta da embarghi, mm. era presente anche un rappresentante di Activision. Mm. Quindi, chissà, chissà sì. secondo me c'è una certa possibilità. Boh, la possibilità è sicuramente concreta, anche perché un progetto del genere mh, per un titolo come Call of Duty, chiaramente al mercato console, che è in larga parte al momento su PlayStation 4, eh, fa gola, credo, da Activision. Sì. Non, non dubito che qualcosa in ballo ci, ci sia. Con il ritiro di Konami, 2K non potrebbe acquistare i diritti di PES? Mm, mm, non so, non Credo so Credo che, che il costo dell'operazione sia gigantesco. Sia gigantesco, che 2K non abbia quelle risorse finanziarie. Ma secondo me ce le ha però, mm, non so se vuole rischiare. Non voglia rischiare. Di fare sempre il fanalino di coda. Esatto, senza contare che ricordiamoci ragazzi che i titoli calcistici sono molto costosi a livello di licenze. Però eh? vi posso dire con che... certezza che... PES 2016 ci sarà, sì, quella 2016 ci sarà. ci sarà al 100%. Eh, però è il futuro della serie che è in pericolo serio. Uh, tra l'altro, mi sono appena reso conto che nella mia retrospettiva PES non c'è, perché nella mia ti sei dimenticato di, di PES? In, nella retrospettiva sai di che Konami? per me il calcio non esiste, con diretta conseguenza l'unico gioco che non ho trattato è stato proprio quello. Ma che vergogna, <ride> saranno molto contenti i nostri amici di Konami quando non li tratti l'unico gioco che gli è rimasto praticamente. Era una retrospettiva. Che è una retrospettiva. <ride> Tratto i grandi classici. Eh, comunque. Ok. Chiedono se in The Witcher 3 è presente la città del primo capitolo Vizima? Vizima fammici pensare. Sì, 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 sì. Non mi ricordo, non mi ricordo più un cazzo. Uh bello eh c'è giocato due giorni giocato fa giocato due giorni fa allora c'è Novigrad dove ci sono i personaggi di uh, dove ci sono personaggi di Vizima. Uh, ma, uh, Vizima, Vizima la si può visitare perché il mondo è quello è sempre quello lì teoricamente ci puoi andare senza troppi problemi sì sì sì, sì 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 sono rincoglionito sono rincoglionito e eh, ragazzi è stata una, sono state delle giornate dure sono un po' rimbecillito davvero non mi ricordo più molte cose devo dire la verità sto, sto perdendo un po' pezzi Crytek uh, si è ripresa. Chiede Empio. Uh, ni, nel senso che Crytek sta organizzando delle, degli sì. eventi, anche se cioè, ci sarà alle tre, ma sempre con cose abbastanza minori. Quindi non la vedo benissimo non per quanto, quanto riguarda Crytek. No. Uh, non si sta riprendendo particolarmente. Poi abbiamo sempre un sacco di domande su The Witcher Doct 90210 chiede basta domande su The Witcher ragazzi ho risposto a tutto quello che potevo rispondere <ride> Rainbow Six, allora, visti alcuni gameplay mi appare piuttosto ripetitivo non sembra peraltro un titolo indicato solo per il cooperativo tra amici e quindi non godibile giocando singolarmente come può accadere tranquillamente in un titolo come COD allora, eh, è vero che visto... è molto più orientato sul team fighting, certo. su quello non c'è alcun dubbio, eh, però ho provato la alfa dove non potevi fare il matchmaking con amici, il matchmaking era casuale e risulta comunque molto divertente perché anche giocato eh, questa struttura è estremamente veloce, anche giocata in modo abbastanza cacciarone con le esplosioni, tutte le cose varie, eh, permette di spassarsela comunque eh, anche giocando da soli, nel senso che non sai mai cosa ti aspetta, a livello di strategia magari non riesci a fare molte, molte cose, eh, ci sarà probabilmente un sistema di ping interno. Che aiuterà anche i, i giocatori non gruppati, eh, ma le partite risultano comunque piuttosto divertenti. Eh, perché puoi, puoi comunque fare molte cose anche in solitudine uh -huh. in realtà. Eh, è chiaro che è un titolo tattico pensato attorno al gioco di squadra, con una struttura molto rapida, molto spettacolare, ma basata intorno al, al gioco di squadra. E non è ripetitivo per un semplice fatto, non c'è una partita uguale all'altra, vista la distruttività e le possibilità offerte a livello di gameplay. Eh, poi è chiaro, bisogna vedere cosa fanno a livello di single player, bisogna vedere cosa faranno a livello di modalità alternative, uh -huh. bisogna vedere a livello di eh, abilità variabili, nuove classi, armi, loadout, cosa combineranno, eh, ma mh, la noia non credo proprio che rientri nell'equazione perché come ho detto io ci ho giocato qualche ora e non mi, si è, non mi è mai calata la scimmia uh -huh. per neanche un minuto. Poi, Stefano De Dovachin eh, dice di aver trovato Batman Arkham Knight a 25 euro e chiede se valga la pena prenderlo. Allora, non lo sappiamo, ragazzi. Al di là non che il gioco dare... non l'abbiamo non ancora visto, esatto, non fai dire... molta attenzione perché, se ho capito bene, lo stai prendendo su uno di quei siti che vendono le key in maniera un po' fumosa e eh, questi siti potrebbero, potrebbero, uso il condizionale, subire delle, diciamo, dei, dei cambiamenti nel corso dei prossimi mesi perché. Pare che ci sia gente, tanta gente incazzata. Mm. Quindi rischi di... tutta questa cosa dei siti di chi, soprattutto per quanto riguarda giochi che escono fra mesi, potrebbe trasformarsi in una grossa perdita di denaro per chi ci sta spendendo dei soldi. Sì perché eh, potremmo arrivare ehm. al punto in cui questi accumulano e poi da un giorno all'altro chiudono e dicono arrivederci, i vostri 25 euro me li tengo io. Eh boh, di norma infatti è la, la, la fiducia... È rischioso ragazzi. È, è, è figlio, è cioè, è la fiducia, cioè la fiducia gliela si dà se la vendita è immediata, nel senso... Esatto. Che e via, se devi farlo tra tre mesi, insomma boh. Tra l'altro come abbiamo detto ragazzi non possiamo dirvi sì o no, perché a livello di... Oh wow. a livello di uh, Knight. Uh, non sappiamo esattamente. finora come... l'ultima volta che abbiamo visto Orcam Knight era il 2014 quindi ragazzi ah, tra l'altro scusami mi passi un cosa è successo? la chat lo voglio controllare perché mi sto incoglionendo uh, di 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 vabbè pregi di si fa i cacchi di su AI uh, sì 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 uh, guardo, guardo solo un attimo sì sì sì, sì, sì. Sì, sì, assolutamente sì. Va bene, ok. Stavi sì. ancora pensando a... Sto ancora pensando a The Witch, perché davvero sto perdendo i pezzi, ultimamente non mi sento molto bene. Uh, va bene. Ok. Che gioco sviluppereste se aveste la capacità di farlo? Mm, probabilmente... <ride> <Un> Musu. <ride> Andiamo avanti. Che, che deficiente che sei. Uh, no, io farei un'avventura, sicuramente. Farei Monkey Island 4. 5, non lo so, 4 no. facciamo cagare, fare Monkey Island 5, eh, non ne ho la più palle. Monkey Island che ancora non c'è. Probabilmente un GDR a poterlo fare, ok. Eh, un parere sul, sul concetto di Zelda l'abbiamo dato. dato. C'è un video su YouTube, ragazzi. È anche molto positivo. Sì, c'è un video su YouTube in cui dà il suo parere, anche lui. Quindi, se ti stai sì, chiedendo sì. qual è il suo parere, trovi un video su YouTube. Eh, ale Magra essendo per voi un lavoro giocare ai videogiochi come gestite il gaming ai fini del divertimento una volta finito di lavorare avete ancora voglia di andare a casa e videogiocare i vostri giochi preferiti sì quando abbiamo tempo sì cioè di norma mi, mi piacerebbe tanto cioè, non abbiamo spesso il tempo di farlo però ci capita a volte di andare a casa magari quando hai il giorno quando, quando ho le vacanze ad esempio io di solito videogioco moltissimo allora, di solito sì anche io in, in vacanza sì eh, in vacanza miei, finisco tutto nel weekend se possibile sì esatto, cioè... però per me il mio, mio iter quando torno a casa di solito faccio da mangiare e poi o guardo la televisione e mi addormento cioè, faccio una serata abbastanza triste perché sono molto stanco la sera no sì, di norma quando arriviamo a casa siamo stanchini però quando abbiamo un po' di pausa riusciamo a giocare alle non volte. guardo la Juve perché porto sfiga Guarda infatti. Sì, ieri non l'ho guardata e non guarderei neanche la finale non l'ho guardata non ho neanche guardato la pallavolo perché l'ultima volta che ho guardato Modena Trento abbiamo perso 3 a 1, invece ieri c'era di nuovo Modena trento Trento ha vinto e lo quindi Scudetto. Se, se guardi la finality ammazzano e di sono 4, e poi yeah. salvo Tech. 1989 dice che farebbe un nuovo Crash Bandicoot. Eh, non, sarebbe non sarebbe una, una, brutta, una idea. brutta idea, assolutamente. Fare un nuovo Crash Bandicoot in generale. Giusto per ok, ragazzi, abbiamo ancora un minutino. Lodino90 dice che non compra dai siti delle key Anche se si risparmia preferisce spendere di più Mandare su siti sicuri tipo Amazon Fai assolutamente benissimo Anche perché poi anche perché Sai qual mostrato? è il bello di questo lavoro? Che i giochi mm -hmm. li fatturo mm -hmm. <ride> E li scarico <ride> <ride> Quando presento la commercialista La commercialista in primi tempi non capiva niente Diceva scarichi i videogiochi e Dico eh beh, faccio questo di lavoro Poi alla fine l'ha eh, capito sì. eh. Va bene eh, Lore, pregi, le vostre software house preferite. O perlomeno quelle che secondo voi sanno fare più il loro lavoro. Pratinum Games. Sono abbastanza d'accordo. Uh. Quelle, tra quelle perdute eh, a me piacevano nel, nel loro bagaggine... Eh? Non mi dici Japan Studio? I Troika. Non mi dici Japan Studio? Non ti dico Japan Studio, mm. ti dico il team Ico Ah sì, peraltro. anche un altro team eh, abbastanza ti defunto Ti dico Vabbè From, che a me piacevano anche gli Armored Core, peraltro mm. e i mm. Tenchu, non soltanto i, i Souls, quindi sono sempre stato abbastanza un fan. Mm. Uh, più tempo fa ti avrei detto Blizzard. Io ti In dico i Rare, è... assolutamente i Rare. Esatto, i ra Beh, non non, non, non i Rare di adesso, eh, eh, i, esatto. gli storici Sperando Rare. Sperando che tornino agli antichi fasti eh, sì, Buonanotte. La abbastanza difficile. Eh, Valve quando faceva videogiochi, eh, appunto ripeto tempo fa Blizzard, adesso sono un po' fuori, fuori mano anche con i loro giochi, non mi interessano più particolarmente i loro. Ehm. Io per Blizzard invece mm. ho ancora stima, tanta stima. Io ero un grosso amante di SNK Playmore quando, di SNK quando era SNK e basta, non SNK Playmore. Uh, beh, a anche se hanno fatto un ottimo picchiaduro ultimamente, ma insomma, quello era un altro passato, diciamo. Poi chi si può dire ancora... Rimanerei... la square senza Enix. La square senza Enix. <ride> I treasure. <ride> I treasure sicuramente. Quando si eh. chiamava Squaresoft, quello sono d'accordo. I treasure senza dubbio alcuno. E... Gli sviluppatori di, Last Od di Lost Odyssey. Mist Walker sono quelli di Sakaguchi che per adesso hanno fatto come ultimo gioco Terra Battle che è un titolo mobile fondamentalmente ma ha avuto talmente tanto successo che sembra lo vogliono portare su PC anche sì. uh, e poi io ti, te lo dico lì più per, per amore che per altro i Lionel Studios eh, prima che il bombone ah, impazzisse che, ma sì uh, sì, mh, secondo ai me tempi, ai tempi cose. ancora dei populus e Dungeon Keeper però. esatto assolutamente e Syndicate A quei eh, tempi. che era, no, era Bullfrog Syndicate scusate però sì da lì anche, prima, anche Dungeon Keeper mh. era Bullfrog, sì, era Bullfrog. Cioè, in realtà quindi non, non Lionel ma Bullfrog no io eh, ti dico um, ai tempi per cioè, Black and White black, sì, black and White il primo Black and White è stato uno dei giochi che più ho amato quando avevo Uh, e vabbè, 13 anni sì, e poi vabbè, la Konami e Capcom dell'era Konami e Capcom cioè di quando ancora facevano videogiochi arcade roba per Super Nintendo e, insomma i vecchi capolavori insomma però insomma... Vintro chiede se è noti Dog no Dog, Naughty Dog. Dog, eh, io la apprezzo moltissimo per la qualità incredibile dei suoi giochi, eh, ma... Non ha fatto non realmente è... niente di innovativo secondo me, Naughty no, Dog. No, loro sono dei Fanno delle cose meravigliose, meravigliose ma esatto, senza innovare, eh, esatto, a parte a al, livello narrativo. A livello narrativo eh, fanno della roba bellissima, senza ombra di dubbio, ma diciamo che a livello di infanzia sono legato più ad altri marchi, a livello di roba, innovazione, a livello di gaming sono legato più ad altre case. Eh, come appunto i treasure, eh, i platinum exclover, eh, eh, la capcom dei tempi andati, la konami dei tempi andati, eh, quelle case lì insomma. Ok, vabbè, possiamo chiudere. Eh, sì, eh, ragazzi qua ci fermiamo, chiudiamo con l'ultimissima domanda di Pieri94, quale sarà la sorpresa Ubisoft di quest'anno alle 3? Potrebbe essere Iro quella che è l'iccata, obiettivamente. Sarà quella, mm, quasi sicuramente. È che sia quella. Vediamo, ragazzi, ci vediamo domani, mi raccomando. Se siete di Milano, accorrete, accorrete numerosi. numerosi al torneo alle 15.30. Commenteremo noi in tutta la nostra incredibile gioiosità. Io, come avete notato, sono abbastanza Io e Firefox ci prepareremo una lista di super cazzole da dire per esatto. fingere di essere esperti Io, come avete notato, sono così rincoglionito che non mi ricordo giochi che ho giocato due giorni fa. Eh, quindi sono veramente perso nel nulla. Eh, Però quindi abbiamo... mia, il mio commento sarà ba, ga, ba e loro spareranno terminologie tecniche a caso per fingere di. Sapere. Juggling! Juggling, chicken, chicken blocking! blocking. Eh, Esatto, eh, quindi ma sarà poi faremo sarà delle divertente. mega super cazzo. Tipo... Esatto, sarà, sarà divertente. Ricetta di polpettone in diretta. Saremo molto provati. Ma quindi 15:30 via Montenero 78 7878 eh, a Milano domani. Torneo di Mortal Kombat X ricchi premi aperta partecipazione ricchi premi e quotidiano. Quotidiano, partecipazione gratuita i primi, le prime mm -hmm. 20 telefonate ricordiamo ciocca dei peli della non barba di pregianza neanche. le ultime 30 dei, ciocca dei peli Pubici, di sì. pregianza chiudiamo qua <ride> ciao. ciao ragazzi